Benvenuti a tutti. Oggi è martedì, 14 giugno 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Giornata tutta lavoro. Ed emicrania. Reticenti o no, al lavoro vi ci conduce la Luna in sesta casa, sostenuta da Marte e Giove potenti e impositivi allo zenith. Ma qui la voce verbale condurre suona fuori luogo, perché il latino cum ducere significa portare con sé, qui invece la bianca signora in azienda ci vi sporta letteralmente di peso, obbligandovi a chiudere nel cassetto, insieme alla canotta e ai calzoncini, quell'aria vacanziera che in ufficio non sta bene. Chiaro che siete imbronciati, peggio non pronunciate parola. Con Mercurio scivolato in dodicesima casa anche voi fate lo sciopero della comunicazione, in modo non violento, per far sentire il vostro dissenso. Appagamento dei sentimenti in amore, nella coppia si stabilizza il rapporto e insorge una collaborazione, anche in campo economico, come un'attività, o un commercio. Unione vantaggiosa non solo dal punto di vista sentimentale. Buone prospettive economiche per la coppia. Incontri a sorpresa con ex partner, o persone che potrebbero anche crearci imbarazzo. I single particolarmente potrebbero incontrare persone a loro care con le quali si riannodano i rapporti. Il partner vi trascura troppo e voi continuate a lamentarvi. Forse è giunta l'ora di metterlo di fronte ad una scelta. A causa di un incontro inaspettato qualcosa sta per cambiare in te. Ti conviene mantenere la calma e ponderare bene ciò che stai per fare. Se state cercando forme nuove di espressione, ricordatevi che il vostro forte non sono proprio pazienza e costanza. Se volete raggiungere delle mete, soprattutto oggi, armatevi di pazienza e costanza e misurate dopo le vostre forze. Potreste avere delle piacevoli sorprese. Incontri nuovi possibili in serata. Avrai vantaggio dalle persone che conoscerai stasera. Fortuna un po' in tutto. Un invito interessante. Attenzione, oggi sarete presi dai pettegolezzi, badate che in giro si dicono molte bugie. Non trascinare una situazione che è critica già da tempo. Dacci un taglio e cerca di prendere le decisioni giuste tempestivamente. Quanta pazienza dovrete avere oggi? La routine quotidiana vi sommerge e avete perso la speranza di cambiare qualcosa nella vostra vita e oggi lo sentirete maggiormente. Liberatevi di qualcosa di inutile. Mettetevi a vostro agio se discutete con un amico delle vostre cose, non cercate di giustificarvi troppo ma ascoltate quello che avrà da dirvi. In fondo la vostra parte migliore è dentro di voi e non potrà che esaltare le vostre qualità. Contate fino a 10 prima di esprimere punti di vista sull'operato altrui. Soprattutto se non vi sono state richieste. Cercate di non esagerare. Prima di prendere una decisione finanziaria, accertatevi di essere stati adeguatamente informati, e se possibile fatevi consigliare da un vero amico. Stanche e affannate, affronterete il lavoro e la vita di relazione partecipando al minimo, cosa che le vostre scarse risorse vi permettono. In arrivo piccole nubi in amore. Qualche malinteso in campo sentimentale. Una splendida Venere nel segno amico del Toro rivitalizza il tono e l'umore. Sentite un desiderio di vedere gente, di uscire, di vita mondana, il momento è giusto e il pianeta ricettivo, dell'estro e della fantasia, vi garantirà l'energia necessaria per essere pimpantissimi. Potete diventare il centro di compagnie dalle passioni comuni. Tra cui la voglia di condividere e di avere le stesse idee in ambito politico, sociale, artistico. Sperimentate, a partire da stasera, un temperamento più gioviale del solito, il vostro lato edonistico è molto stimolato. Solo una raccomandazione, si impone, fate attenzione agli eccessi sensuali e gastronomici. Con queste stelle c'è ancora un po' di agitazione ma si va verso un periodo migliore. Il consiglio dell'astrologo con Giove contrario è quello di non mettersi contro nessuno. Gli amori che nascono in questo periodo sono interessanti. Emicrania già di martedì mattina, possibile se nel weekend avete preso troppo sole e l'idea di tornare al lavoro vi fa letteralmente star male. Propendono per questa tesi Marte e Giove battaglieri allo zenith, il primo grintoso ed esagitato. Il secondo entusiasta rispetto alla cucina elaborata e ben condita e così,
dopo un weekend all'ingresso, anche il fegato dice la sua. A insistere sul benessere anche la luna in sesta casa che vi parla sì di lavoro, ma anche di salute ed ecologia, argomento a cui siete attaccatissimi soprattutto ora che, per salvare l'economia. Anche voi segno pacifista per antonomasia siete pronti a dismettere il simbolo della pace per sfoderare lo spadino dell'idealismo e difendere i principi su cui siete cresciuti. Poca logica e poche parole sul lavoro, con Mercurio rientrato oggi in gemelli in dodicesima casa la mente vola lontano come un palloncino sfuggito di mano. Amore ed Eros. Più che d'amore oggi si parla di amicizia, quel sentimento caldo e forte anche a distanza che non ha bisogno di giri di parole né di continue spiegazioni. Se poi l'amicizia nasce tra colleghi ferito e fronte unito in varie occasioni, contro il capo dittatoriale per esempio, o in caso di difficoltà di ordine pratico che coinvolgano l'uno o l'altro dello staff. E se l'amicizia pian pianino diventa anche amore? Tutto può essere, l'importante è non forzare la mano, lasciate che le cose facciano il loro corso in automatico. Cari Cancro, la settimana che inizierà oggi, sarà sicuramente migliore rispetto a quelle precedenti. Avete una marcia in più e sarete più tranquilli anche se dovrete recuperare un amore. Siete ormai pronti a compiere una scelta importante. Questa giornata di inizio estate ha in serbo per voi un felice dono celeste che espande la vostra affettività. Il raggio di questo dono non si misura, poiché può andare da un incontro fortunato con la persona giusta, alla notizia della prossima nascita di un figlio o di un nipotino. Mercurio e Venere spianano i vostri passi. Lavoro e denaro. Amate il vostro lavoro e lo svolgete serenamente, in barba al capo che oggi ha voglia di tiranneggiare chiunque gli capiti a tiro. Se c'è un rimprovero da muovervi riguarda la comunicativa, siete taciturni per natura ma oggi diventate addirittura ermetici, beato chi vi capisce. Un comportamento problematico quando si tratta di sostenere esami, dove l'espressività e la sicurezza che si riesce a dimostrare restano l'arma principale di attacco e difesa. Con oggi ha inizio un periodo davvero fortunato. Per le prossime tre settimane tenete d'occhio le opportunità lavorative che vi si presenteranno. Se il vostro impiego non vi soddisfa, questo è il momento di trovarne uno nuovo. Chiudete un affare importante cui nessuno dei vostri colleghi scommetteva, Urano ne è l'artefice, se siete nati nella seconda decade. La vostra genialità combinata con una bella mossa di rapido tempismo, avrà avuto la meglio nella felice conclusione dell'operazione, specie se siete liberi professionisti. Benessere. Un filo di emicrania ci sta, magari dovuto alla stanchezza per il weekend precedente oppure al troppo sole. Peggio ancora se invece di muovervi avete fatto troppo poco, mangiando in compenso come alligatori, è il fegato arrabbiato a farvela pagare. Provate con un depurativo, funzionerà molto meglio degli analgesici. Sei responsabile di ciò che porti nella tua vita e le conseguenze non tarderanno ad arrivare. Allo stesso modo, siamo responsabili nei confronti dei nostri corpi. Quello che mangiamo rimarrà con noi. Presta particolare attenzione a questo processo e scopri i vantaggi di dire no. Per lei, solidarietà tra donne, le colleghe vedendovi in difficoltà oggi vi danno una mano sostanziale, a tutte capita di andare in crisi anche se non ne svelate i motivi la situazione è chiara e va subito tamponata. Per lui, taciturni, quando siete assorbiti dal vostro lavoro la concentrazione è un must, guai a far volare una mosca, diventate isterici e sotto la morsa dell'emicrania addio produttività. Colore delle emozioni, rossa rubino. Barometro dell'umore, più vigginoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 5, finanze, 6, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.